Buongiorno a tutti, buon giovedì. Intanto vi devo dire che sono ancora affranto, demoralizzato, sono, diciamo, come possiamo dire, deluso per ieri sera. Attendevo con ansia, con trepidazione la formula Juventus di ieri, quasi, anzi, non vi nego che avevo più ansia di una partita della Juve. Ci vuole poco, diciamo, però i problemi che ha avuto ieri sera la Sony, proprio ieri sera, mercoledì, ma che sfiga, ragazzi. Comunque, vabbè, tutto rinviato a mercoledì prossimo, a Monza. Allora, doveroso video sulle notizie che sta tenendo banco, non è che mi interessi poi più di tanto, perché non si parla di calcio. Si parla sempre di extra. Ultimamente della Juventus, a parte lo schifo che vediamo ogni volta, quello è il, diciamo, leitmotiv, no? Si parla sempre di argomenti extra calcio, ed è l'argomento che da due o tre giorni sta riempiendo tutte le pagine, i siti, eccetera, eccetera, e fa uscire dal vaso, dalle fogne, tutti gli anti-juventini, no? Tipo gli interisti di merda, che dovrebbero solo, cioè, stare zitti, perché loro sono i precursori del fuorilegge. Sono, che cazzo fanno questi? Si menano, porca puttana. Bene. Prescritti sono i precursori di tutto quello che è fuori legge. Quindi parlano, ma c'è come sentire una mosca, capito? Qua una zanzara che basta schiacciare. Morta lì. Parliamo di questa notizia che vedrebbe Nicolò. No, vedrebbe. Vede Nicolò Fagioli, ahimè, protagonista in negativo di una vicenda di scommesse su piattaforme illegali, eccetera eccetera. Inizialmente si paventava l'idea fosse lui avesse scommesso non su delle partite di calcio, che è legalissimo, si può, per un professionista tesserato. Il professionista tesserato non può scommettere su partite di calcio, di qualunque categoria esse siano. E invece oggi, anzi ieri, è uscita la notizia che avrebbe detto agli avvocati che lui è qualche scommessina l'ha fatta anche su qualche partita di calcio. Per Nicolò Fagioli adesso si prospetta un periodo nefasto, buio. Cioè, già lui, secondo me, a livello caratteriale si stava formando, ma non è che fosse sta cima, insomma, non è il Buffon di turno che gli andava addosso di tutto e lui come una spugna assorbiva e basta. Nicolò Fagioli, secondo me, questa storia le accuserà molto. Spero solamente che sia come si può dire, le persone che gli stanno intorno sappiano il modo per risolvere al meglio questa situazione, a livello soprattutto mentale, di testa, perché sto ragazzo ha 24 anni, è indagato per una questione del genere. Secondo me un po' di peso nel futuro del giocatore ce l'ha. È una storia che adesso vedremo come andrà a finire, perché la procura ieri lo ha ascoltato, lui ha parlato, lui collabora. Sì, ma c'è sempre questa frase, no? L'inquirente, cioè il presunto colpevole, collabora con la giustizia. Ho capito, collabora. Cazzo fai, prima ammazzi uno e poi collabori, dici che l'hai ammazzato, ma l'hai ammazzato, collabori, cazzo vuol dire? Logico che collabora, perché altrimenti ometterebbe la verità, quindi dichiarando il falso ancora peggio. Cioè, voglio dire, collabora, certo che collabora. Già il fatto che si dica che collabora è segno negativo, perché vuol dire che qualcosa ha fatto, no? Però voi potreste dirmi collabora, per dirgli che non ha fatto niente qua. No, secondo me qua la situazione
sempre difficile parlare di queste cose qua. Io sono dell'idea che ognuno fuori dal campo possa fare quel cazzo che gli pare dei propri soldi, della propria vita, no? A meno che non vada a ledere l'incolumità altrui, cioè voglio dire. Se però c'è questo regolamento che dice che un tesserato non può scommettere su partite di calcio e lui va a scommettere su partite di calcio, amico mio, Nicolino, un po' di coglionaggine ce l'hai, anche tu, porca puttana. Strano, vedremo, perché è una situazione ambigua anche questa, che arriva dopo Pogba, che insomma è una situazione che lascia tutti perplessi, basiti, e fa credere al tifoso juventino che non se ne esca più da sta roba qua, no? Cioè, e le plusvalenze, e questo, e Pogba, e adesso Fagioli, e sti cazzi, ci viene da dire a noi tifosi, e sti cazzi, no? Però dai, la giustizia adesso farà il suo corso, vedremo. Mi dispiacerebbe tantissimo per il ragazzo se fosse, voglio dire, dichiarato colpevole, se venisse a galla sta roba, perché vorrebbe dire stroncargli la carriera. Però il regolamento parla chiaro, la legge è uguale per tutti, a volte, non sempre. E quindi, non lo so, a me dispiace che però, sapete cosa mi dispiace? Dispiace di più che tutte queste situazioni, no? Extra campo, nel bene e nel male, riguardano sempre la Juve e danno adito ai pezzi di merda di saltare fuori e cominciare a rompere i coglioni, no? Perché se poi anche il fatto non sussiste, ma la notizia è uscita, qualcosa c'è, capito? E riguarda sempre la Juve, poi che sia Nicolò Fagioli, che sia Pogba, che sia Luciano Moggi, che sia quella, non me ne frega un cazzo, che sia Paratici, riguarda sempre la Juve, per quanto poco, anche se non c'entra un cazzo con il calcio, il campo e quello che riguarda il mero tifo, va sempre a ledere un'immagine che, per quanto poco, è sempre lì che corre sul filo del rasoio, no? Cioè, tutto qua. Io mi auguro che si risolva tutto in una bolla di sapone, però credo che la macchia alla fine poi resterà sul giocatore, perché caratterialmente, ripeto, secondo me non è questa grande cima, insomma. Speriamo, ragazzi. Io vi invito a iscrivervi al mio canale, perché mi sembra strano, e adesso ve lo dico, che con gli spettatori che faccio durante le dirette, 3, 4, 5, 6, 600, 700 a volte, non riusciamo ad arrivare a 6.000 iscritti. Ora, io sinceramente non è che guardo a sta roba qua, però dopo un po' di tempo dici, ma che cazzo è, cioè voglio dire, come mai? Allora, sto indagando prima su me stesso, perché magari c'è qualcosa. Dovrei fare più video, lo so che i video portano più iscritti, lo so, ma purtroppo il tempo è quello che è, capitemi. Già mi procuro quell'ora in pausa pranzo per fare il tridente e le live mie sul mio canale, no? Poi sapete che la sera io ho difficoltà a collegarmi, quindi dovrei fare più video, no? Però insomma i video li faccio quando mi sento di farlo, quando c'è qualcosa da parlare, come in questo caso. Iscrivetevi al canale, per cortesia, fatemi sto favore, fatemi arrivare a 6.000 iscritti, anche per una soddisfazione personale, no? Così mi dà ancora più voglia e adito di proseguire questa avventura, no? Altrimenti qualche domanda, perché io l'autocritica la faccio tutti i giorni appena sveglio, qualche domanda me la faccio, dico, oh, c'è qualcosa che sbaglio, magari ditemi anche voi, no? Perché un consiglio, datemi un consiglio se c'è qualcosa che secondo voi potrei fare io per migliorare la qualità dei miei contenuti e per farvi stare, diciamo, più a vostro agio sul mio canale. Ecco, tutto qua, è una richiesta che vi faccio. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina per le notifiche, ci vediamo nelle mie live e nel tridente. Un bacione a tutti e fino alla fine, come sempre. Forza Juve, ciao!